Buonasera. Nuova impresa agonistica per la Sassolese Cinzia Vecchi che ha preso parte alla famosa Milleuno miglia ciclistica. Ecco i dettagli ai nostri microfoni. Si è abituata a comunicare tramite i social che tu e la bicicletta avete un amore che va indietro nel tempo e che tu coltivi a cadenza come minimo settimanale stavolta sei andata veramente oltre sì stavolta sono, sono andata oltre partecipando alla 1.100 miglia sono 1.620 km più o meno è una Prova diciamo così di ultra distanza, non è una gara. Eh? Perché le randonnée non sono gare, non c'è eh, classifica, l'importante è arrivare alla fine nel, nel tempo massimo ed è una prova bellissima perché praticamente attraversa metà Italia, insomma, si passa da partendo da Milano, eh, si attraversa l'Emilia Romagna fino a Lugo, si scavalla l'appennino romagnolo eh, per poi scendere in Toscana. Umbria, si arriva fino a Bolsena, eh, dopodiché si risale la Toscana, si passa in Liguria alle 5 Terre, il Piemonte a Castellania eh, nella terra appunto di, di Fausto Coppi per poi rientrare a, a Milano. È una prova durissima ma bellissima al tempo, al tempo stesso, eh, dove i partecipanti sono accomunati da, una grande, da un grande senso di, eh, di comunità e di, di solidarietà, di reciproco aiuto perché comunque voglio dire i momenti di difficoltà eh, ci, son, ci sono sempre, ci sono stati, eh, quindi insomma quando si vede una persona in difficoltà ci si ferma, ci si dà una mano. Eh, Insomma, un po' così, ecco. Che fatica si è fatto a prepararsi a questa gara? Eh, eh, allora, la preparazione, diciamo che. Praticamente è iniziata lo scorso, lo, scorso, lo scorso autunno quando è maturata l'idea no, di, di partecipare e abbiamo messo a punto con la squadra un, un programma di, così, di preparazione eh, che prevedeva delle uscite settimanali su distanze intorno ai 200 km e poi la partecipazione ad altre, altre randonette. Ne abbiamo fatte 6 o 7 partendo eh, le prime da 200 km, poi siamo passati ai 300, ai 400 e infine abbiamo fatto due prove da eh, 600 km eh, che sono quelle dove... Praticamente si sta in giro, diciamo così, due, due giorni, insomma, anche per, per testare sia le gambe, soprattutto la tenuta eh, mentale, psicologica. Quali sono adesso i tuoi propositi, al di là di riposarti per un bel po' di giorni? Credo non tantissimi, perché forse se ne passano 7-8, leggeremo da qualche parte che torni in bici. Eh, ma adesso appunto mi, mi riposo e, e, e vado anche in vacanza. <ride> eh, I miei propositi, non lo so, insomma, ci dobbiamo ancora pensare. Eh, tanto, insomma, questo obiettivo è stato raggiunto. Che era voglio dire, un obiettivo a cui tenevo tantissimo. Adesso, insomma, vediamo il prossimo anno cosa, cosa metterà. Sicuramente, non una cosa così grossa. Eh, con, Parteciperò sicuramente a qualche random, ma di distanza più, più breve, anche perché voglio dire, il fisico ha bisogno di recuperare. Queste dire, sono prove che appunto provano il fisico e la mente notevolmente. Per cui adesso c'è bisogno di recuperare, poi vediamo. È attivo il conto corrente aperto a Post Italiana e Croce Rossa per raccogliere fondi da devolvere alle vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia. È possibile effettuare bonifici anche dall'estero o accedere all'area Donazioni dal sito online delle poste. La cifra già raccolta fino ad ora ammonta a 1.650.000 euro. Sta meglio il giovane Centauro che ha avuto l'incidente l'altra mattina tra via Torino e via Palermo. È stato infatti dimesso dalla animazione di Baggiovara e ricoverato in reparto. Passiamo allo sport. Doccia gelata per il Sassolo Calcio che perde i tre punti guadagnati a Pescara, motivo del provvedimento del giudice sportivo, la mancata comunicazione dell'inserimento di Antonino Ragusa nella lista dei 25 giocatori in rosa. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha spiegato che sono in corso controlli per verificare l'effettivo inadempimento e dare il via alle pratiche di ricorso. Sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio Virtus Ancora, la cui stagione inizierà il 6 settembre con due giornate di prova gratuita. Per informazioni contattare il numero 389 17 87 796. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci domani.